Buongiorno, buongiorno, si riparte. Abbiamo ricominciato da qualche giorno, è arrivato settembre, le vacanze sono finite, sono già lontane. Chi ha seguito qualcosa sa che non mi sono per niente riposato, 9700 km in moto, uno spettacolo. Uno spettacolo che mi ha aperto le porte di un mondo diverso, di un desiderio di andare ancora più a est. Sono arrivato fino al confine con l'Iran, confine armeno, con la Siria, posti che mi hanno sorpreso, che mi hanno lasciato veramente un segno. Popolo turco, persone incredibili, ospitali, poi difetti che abbiamo tutti, però veramente, guardate, è stata una bellissima esperienza. Quando avrò tempo editerò i video, vediamo se riesco a fare qualcosa, perché poi il tempo e la voglia tante volte passano. La bella telecamera 360 l'ho persa e ho dovuto rincorrerla per 30 km per cercarla. Meno male che l'ho trovata, è un po' danneggiata, spero che il video venga bene, perché purtroppo oltre al corpo di plastica si è rigata una lente, quindi speriamo che non sia rovinata troppo. È stato un bello spavento quando non l'ho vista più attaccata alla moto, probabilmente la temperatura alta, viaggiavo intorno ai 40 gradi, ha fatto sì che l'adesivo, magari non di qualità eccelsa, la facesse staccare. Quindi dall'esperienza impareremo che forse un gancetto, un laccetto di sicurezza bisogna metterlo, non si finisce mai di imparare. Settembre è sempre tempo di buoni propositi, finiamo le ferie e partiamo con dei buoni propositi. Adesso farò così, adesso farò cosà, adesso non me la prenderò per questo, non me la prenderò per l'altro, tempo una settimana e tutto torna come prima. Strano guidare il camion, dopo un mese di moto il camion è... Io ho detto, mi ricorderò poi tutto, come funziona, naturalmente sì. E voi cosa avete fatto? Spero che abbiate passato tutti delle belle vacanze, che vi siate rilassati. Ci sono due filoni, quelli che vogliono le vacanze per riposarsi, quelle per rilassarsi. Non riposanti ma rilassanti come le mie, e quelli che invece vogliono assoluto riposo, mare, spiaggia o casa, giardino, comunque qualunque cosa ci faccia stare belli tranquilli a recuperare le energie, perché poi l'anno è lungo e come abbiamo potuto vedere, oddio, non è che non cambia proprio niente, quest'anno siamo tornati con nuovo governo, nuovi cambiamenti, altre cose per il culo, qualcosa hanno voluto regalarci per movimentare il rientro. Bello questo Scania. Allora parleremo di camion, parleremo di scarico, viaggi, chi ha delle richieste, ha delle curiosità, che ha voglia di sapere, lo scriva, vediamo, quello che si può fare lo facciamo. Mi piacerebbe parlare di politica, però poi viene fuori un vespaio, ti fai soltanto inimicizie, ti fai soltanto un sacco, quindi lasciamo perdere. L'unica cosa, vorrei fare i miei più sentiti complimenti, visto che comunque nel mio canale ho parlato spesso e parlo di monopattini elettrici, vorrei fare i miei più sentiti complimenti al
fortunatamente ministro uscente Toninelli, perché è riuscito a legiferare sui monopattini in modo tale da farli sparire. Cioè, è incredibile, siamo l'unico paese al mondo, come sempre ci dobbiamo distinguere, in cui erano tutti pronti. Notizia di ieri: il comune di Monza ha fatto togliere i monopattini che erano stati messi anche in funzione del Gran Premio, quindi per agevolare un po' di traffico e di movimentazione, perché non abbiamo potuto fare come un paese normale, in cui il monopattino elettrico viene equiparato a una bicicletta elettrica e quindi lo utilizzi su una pista ciclabile, classiche cose, o vogliamo fare una cosa intelligente, mettiamo l'obbligo del caschetto, piace o non piace, vabbè. No, nel fare tutto ciò ha messo i comuni nella condizione di dover individuare le zone dove si possono utilizzare e apporre apposita segnaletica, con dei costi che i comuni non hanno voglia o intenzione o tempo di affrontare. Pertanto le compagnie che erano già scese in campo con investimenti, perché a livello mondiale il monopattino elettrico ha avuto un boom incredibile, hanno dovuto toglierli. A Milano credo che abbiano dovuto toglierli, Monza li hanno tolti, e finché non verrà fatto qualcosa ci sarà questa problematica. Pertanto il monopattino elettrico, che potevi magari utilizzare come facevo io nella pista ciclabile tranquillamente, senza dare nessun problema o pericolo, anche parliamo anche di piste ciclabili fuori dalla città e dove non daresti nessun fastidio, no, è fuori legge fin tanto il comune non mette la segnaletica apposta. Immaginatevi quanti comuni non si sognano neanche di prendere in mano la questione. Quindi complimenti al ex ministro Toninelli, ci siamo distinti anche questa volta. A me il monopattino elettrico stava a cuore, era una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Quest'estate non l'ho utilizzato, devo essere onesto, perché la moto ha avuto la prevalenza, però pensare che di colpo, da un vuoto legislativo in cui se non altro potevi utilizzarlo, a diventare assolutamente fuori legge, ci è voluto un attimo. Complimenti, andiamo avanti così. Solito incidente di merda in superstrada, perché vanno forte, ci sarà un sacco d'acqua, la superstrada farà schifo, è piena di pozze, ma vanno forte, troppo forte. Cazzo, io non riesco veramente a capire. Piove, vai piano, arrivi a casa intero, no? Tante che non si siano fatti male, però adesso mi sa che si è fermato da una mano. A posto? Tutte le volte piove, cazzo, vai piano, no? Ma venivo giù, sulla roba, adesso sta per i carabinieri, Sì, ma sì. Ma tu a cazzo i vani in discesa, tu senti all'ora. Pensano a testa. Ma io sono mia, ma che tranquilla, senti, ma sai che mi ha dato una... Per tenerlo, che quasi mi fa saltare di fuori. Guarda te, adesso guarda tu là, guarda che tu suona la roba. No, vedi. Ma non so niente. Ma come cazzo fai ad andare addosso a qualcuno? Vai piano, no? Ma il più... c'era dietro una macchina, mi ha detto, giusto la macchina, mi sento patinare. Hai già chiamato, sì? Sì, sono la prima. Dal posto, uno non mi fa lo stop, mi centro, mi devo dire la cucina, cambiato la gabina, ma con lui la pena, la bella, vai. Guarda, guarda, vabbè.
Ciao. Praticamente ha perso il controllo della macchina, è andato addosso al furgone che andava tranquillo. Questo è incazzato nero perché non basta neanche più andare tranquilli, andare piano, che ti arrivano addosso. Vabbè.